La V gira intorno un po' a tutta quella della produzione dall'uva fino al vino. Si parte dal vitigno, appunto, si arriva fino alla vendemmia, dove viene raccolta l'uva, dopo viene fatta la vinificazione per arrivare poi al risultato finale che è il vino. Quindi diciamo che la V è la lettera principale di tutto quello che è il nostro mondo. Ci sono tante tipologie di vitigno di Lambrusco, perché comunque qua siamo nella zona del Lambrusco di Sorbara, che è il vitigno autoctono di questa zona. Poi possiamo andare su altre tipologie di vitigno di Lambrusco, tipo Lambrusco Grasposo di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, rimanendo a Modena e provincia. Poi chiaro, andando a Reggio Emilia ci sono altre tipologie di vitigno di Lambrusco, quindi diciamo che in questo caso parliamo vitigno come di Lambrusco di Sorbara nella nostra zona. Vitigno autoctono è vitigno dove, diciamo, si esprime le sue caratteristiche migliori in una determinata zona. Come ho detto prima, questa è la zona dell'Lambrusco di Sorbara, perché qua siamo nella zona dove c'è il massimo restringimento dei fiumi Secchia e Panaro, dove ci sono i terreni alluvionali e dove ci sono le caratteristiche migliori per far sì che l'Lambrusco di Sorbara esprima tutto il suo potenziale nel migliore dei modi. Il Lambrusco di Sorbara, il Lambrusco tipico di questa zona, si differenzia rispetto a tutte le altre tipologie di Lambrusco. Già in campagna ha bisogno di un'altra tipologia di Lambrusco per l'impollinazione, quindi diciamo che ha bisogno del Lambrusco Salamino per essere impollinato. E in cantina si arriva a un risultato finale che è completamente diverso dagli altri, perché il Lambrusco di Sorbara è un Lambrusco più chiaro rispetto a tutti gli altri, sia un vino con un'acidità maggiore, cosa che gli altri Lambruschi si differenzia totalmente, quindi diciamo che parliamo di un Lambrusco che è totalmente discostato da tutte le altre tipologie.